tutto il pullman, ne danno il triste annuncio ai conduttori, soprattutto coloro che fanno in modo, ecco, che questo servizio possa dare loro meno disagi, disagi che invece continuano ad esserci. I tagli sono continui da parte del governo italiano e anche delle istituzioni locali, disagi per i tantissimi davvero cittadini a causa anche degli scioperi. C'è un vero e proprio funerale qui a Piazza Dante organizzato da alcuni ragazzi, ragazzi appartenenti ad associazioni molto attive sul territorio, tra cui, per citarne una delle tante, l'associazione Ada Passanuttata, ragazzi che, come vedete, hanno organizzato un vero e proprio funerale. Siamo qui addirittura col cardinale, serve una vera e propria benedizione per questo trasporto pubblico? No, serve un tentativo di resurrezione, perché il pullman è stato ucciso, il trasporto pubblico è stato ucciso a colpi di politica, di mala gestione, di gestione come se fosse un'azienda privata della quale non importa nulla a nessuno. In realtà è un servizio pubblico, in quanto servizio pubblico deve essere trattato con il dovuto accorgimento, così come succede in tutte le altre parti d'Europa per gli altri servizi. Qua non succede. Ma ci strappiamo solo i capelli per un vero e proprio funerale? Il funerale è stato organizzato perché per rappresentare visivamente alla cittadinanza che il servizio è morto. Ci sono conducenti che girano con pullman senza assicurazione, ce l'hanno detto loro, dobbiamo verificare le fonti. I pullman si fermano perché non hanno benzina e diesel, per cui insomma il trasporto, per farlo vedere visivamente che è morto, abbiamo organizzato questa cosa. Io sono rappresentante del movimento Onda Anomala, che si è messo con il movimento Ada Passanuttata, con l'associazione Ada Passanuttata. Stiamo organizzando anche una class action, quindi una causa per tutti quelli che hanno pagato il trasporto con gli abbonamenti e con i biglietti e hanno avuto dei disservizi. Chiamiamo ora a breve Davide di Ada Passanuttata. Voglio prima però aprire una parentesi con quello che sta portando la croce, con scritto riposa in pace, insomma, NM. Che significa portare questa croce per tanti napoletani? È una croce che si porta, purtroppo lo portano ogni studente, ogni lavoratore, diciamo tutti i napoletani, che pendolari e non, e per quanto riguarda la NM, ma questo può essere allargato anche a tutta la questione dei trasporti a Napoli, nella regione. È una croce che anch'io ora come rappresento, diciamo, nel modo più silenzioso possibile, ma perché alla fine, per quanto uno si lamenti, questo silenzio viene visto in modo silenzioso da parte delle istituzioni, che rispondono poi, non rispondono in realtà, di questi disagi. Ora io chiamerei Davide qui con noi, insomma, nella parte ecclesiastica del corteo. Davide dell'associazione Ada Passanuttata, voi avete organizzato anche un altro tipo di protesta ugualmente simpatica, ossia una macchina con sopra il cartello R4 e letteralmente trasportavate le persone, poiché l'R4 nella zona del Cardarelli spesso è fantasma. Ora invece questo corteo per questo pullman morto, ma il trasporto pubblico veramente è spirato? Abbiamo provato a raccontare con queste iniziative simpatiche, diciamo, una verità, che è la verità dell'ingiustizia sociale che subiscono le fasce più deboli della società, gli studenti, i pensionati, che pagano il costo alto di un disservizio sempre più grave e sempre meno rispondente alle esigenze vere della cittadinanza. Oggi vogliamo dire basta, perché pensiamo che è arrivato il tempo, ed è oggi, di pretendere che i servizi siano rispettati, che i diritti siano garantiti, che i lavoratori che non vengono pagati e sono mamme e papà di famiglia possano tornare a essere pagati nella NM, soprattutto che gli utenti, diciamo, abbiano quello che pagano, un servizio che è un servizio pubblico e che meritano di avere. Un servizio in cui sono soprattutto i ragazzi come voi, che magari vanno a scuola, vanno all'università, ad avere i maggiori disagi, soprattutto gli anziani. Noi stessi abbiamo più volte, anche io sul quotidiano Roma, testimoniato come a pochi passi c'è la seconda municipalità, la sede della seconda municipalità, ci siano continui disagi a causa degli abbonamenti per le fasce più deboli che non arrivano, che non vengono aggiornati. Da questo punto di vista, ecco, voi che siete ragazzi, siete allora generazione, cosa volete, che messaggio volete esattamente dare a tutte le persone? Ma noi lanciamo simbolicamente proprio in questi giorni un'azione legale di risarcimento dei danni, non perché vogliamo affossare l'azienda, non perché vogliamo essere semplicemente risarciti. Anzi, perché volete tutelare i diritti dei cittadini. Esattamente, noi provocatoriamente anzi vogliamo restituire questa somma poi alla NM, vincolandola all'acquisto di pullman, al pagamento degli stipendi. Noi sogniamo semplicemente un servizio che ci è dovuto in quanto servizio pubblico. Ecco, è arrivato il tempo e pensiamo che adesso di non subire più disagi e rimanere in silenzio, ma magari in maniera simpatica, come facciamo oggi, e poi in maniera legale, perché altrimenti non ci sono risposte, cominciare a pretendere che i disagi
assolutamente, soprattutto anche per i lavoratori, per chi la mattina si sveglia e con passione si mette a guidare un pullman, no? A staccare i biglietti e sa di non avere nessuna struttura solida alle spalle. Poi 548 milioni di euro sono stati dati l'anno scorso, vengono decurtati da 100 milioni in 100 milioni tutti gli anni. Grazie, grazie, grazie figliolo. Quindi, come potete vedere, sta avendo successo la cosa. Dicevo di 100 milioni in 100 milioni all'anno. E non vengono pagate le aziende correlate per la pulizia, non vengono pagate le aziende correlate dell'ANM e spesso nemmeno i lavoratori. Per cui anche per i lavoratori, oltre che per noi, che prendiamo il pullman e i treni tutte le mattine bestemmiando, lasciatemelo dire, insomma, inveendo contro il cielo. Ho capito, quindi speriamo veramente che questo corteo di protesta possa dare i risultati sperati, che qualcuno possa davvero ascoltarvi. La protesta è veramente simpatica, io faccio i complimenti a voi tutti per l'idea, speriamo anche perché no, giornalisticamente di potervi dare una mano, perché Napoli merita un servizio di trasporto pubblico veramente degno del suo nome. Buon lavoro al Cardinale e a voi tutti per il corteo. Grazie, grazie. Visto dalle nostre riprese, si è sviluppato attraverso varie tornate. Il messaggio è chiaro ed inequivocabile. I ragazzi che, delle due associazioni che hanno preso parte a questo corteo funebre in ricordo dell'ANM vogliono proprio lanciare questo messaggio alle istituzioni e alla ditta di trasporto pubblico qui in Campania.